Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ultima review dei TOTS di quest'anno, non solo della Serie A ma in generale, perché ci aspettano gli Ultimate, ovvero una carrellata dei migliori già usciti. E andiamo a concludere andando a vedere come vanno a rendere in game due difensori, ovvero Koulibaly e Skriniar, e Lautaro, un attaccante facile da sbloccare visto che è un obiettivo. Quindi mettetevi comodi e gustatevi le clip. Partiamo da Koulibaly, il chiacchieratissimo difensore del Napoli che sta finendo in orbita Juve. A me è piaciuto veramente tanto e probabilmente lo si sta un po' sottovalutando. Infatti è il difensore con più stats del gioco, ma questo lascia un po' il tempo che trova. Però io l'ho trovato veramente top, sia per quanto riguarda la difesa dentro l'aria, quindi quando parliamo di autoblock, di CPU e che più ne ha più ne metta, sia quando parliamo di uscite belle alte. Come vedete in questi casi ho cercato di stressarlo abbastanza per portarlo fuori dall'area e vedere come se la cavasse. Molto buono anche con gli autoblock, ottima la sua CPU all'interno dell'area di rigore, così come è ottima anche la CPU di questo Skriniar. Skriniar che rispetto a Koulibaly è un po' più da interno dell'area di rigore, però vedete che comunque anche le sue uscite fuori dall'area se le fa, è abbastanza rapido, quindi quando viene colto fuori posizione rincula bene all'indietro e non si fa infilare. Guardate qui come va a recuperare Mbappé con questa diagonale precisissima. Qui in area di rigore va a fronteggiare il buon Alli, arrivando preciso a chiudere il tiro anche in quest'altro caso. Quindi in particolar modo quando c'è da difendere, vedete qui negli ultimi metri, non gli ho trovato. Allora ragazzi, partiamo da Skriniar, che onestamente la cosa che mi ha colpito è il prezzo, perché ve lo tirano dietro ed è un giocatore che ha tutto il suo valore, perché è 1,88 m, piede debole 4, quindi quando c'è da fare due passaggi, nonostante non è che sia questo gran passatore, nonostante abbia il 99 di corto e il 71 di lungo, pure se la palla gli capita sul piede sbagliato che è il sinistro, non fa guai e non vi fa perdere palloni in fase difensiva. È molto rapido nei movimenti, nonostante sia un colosso di 1,88 m, ci sta perché recupera bene gli avversari in campo aperto. Con l'L2, nonostante quel 76 di agilità, compensato dal 98 di reattività, è spaventoso, si attacca bene all'uomo, reagisce bene ai micromovimenti avversari, parecchio automatico quando si tratta di difendere dentro l'area di rigore, però questa sua reattività fa sì che Skriniar sia un ottimo difensore, anche quando magari uscite un po' più alto, andate a recuperare palla in fase di pressing a centrocampo. Insomma, non è un giocatore stile Van Dijk che ve lo dovete tenere lì piantato, fermo in area di rigore perché altrimenti lo perdete, no. Questo qua rende benissimo in entrambe le situazioni. Quindi, calcolando quello che è il prezzo, certo, è magari utilizzabile solo se avete una Serie A, però io mi sento di dargli onestamente un 8,5, che è un voto alto. Stile intesa ovviamente, consigliato ombra, perché come tutti i difensori centrali gli darei un'ombra, ma è stata una sorpresa perché io mi aspettavo il classico difensore invece un po' così rivedibile quando ho visto che te lo tiravano dietro. Invece qualità-prezzo, anzi è proprio il suo punto di forza. A fargli compagnia ci abbiamo Koulibaly, che costa ovviamente di più, però è anche un'altra pasta di giocatore. 1,87 m, quindi siamo lì anche con Koulibaly, non è che stiamo parlando di due giocatori immensi. Con i difensori centrali che cui siamo abituati, questo è anche forse un pool di difensori un po' più bassino. Poi per carità, anche lui molto rapido nei movimenti, c'ha una falcata impressionante, quando gli partono gli avversari dietro li becca tutti. Intanto il bello della diretta, ringraziamo il buon Pantano per il Prime, gentilissimo, perché ovviamente quando registro questi contenuti sono in live sulla piattaforma Viola. Passaggi che sono ok, agilità 83, reattività 99, qui già partiamo da una base di agilità che è clamorosa, e infatti questo Koulibaly con l'L2 è qualcosa di incredibile. Qualsiasi sia l'avversario che si ritrova davanti, può essere un bel header, può essere un Mbappé che schilla, può essere un Cruyff, un Pelé, un fenomeno, sto Koulibaly è sempre sul pezzo. Tanto automatico quando deve difendere dentro l'area di rigore, si sente tantissimo la lettura difensiva 99, però stesso discorso di Skriniar, ma anche meglio, non disdegna per niente la difesa fuori dall'area di rigore, difesa alta un po' più manuale. Diciamo che per paragone mi viene da fare con Militao, va, è un giocatore stile Militao in termini difensivi. Poi si sente tantissimo il 99 di forza, il 99 di aggressività, a me è piaciuto veramente tanto. Quindi diciamo che se vogliamo anche calcolare il Chiellini 92 che era uscito un po' di tempo fa,
li colloco sul podio, probabilmente Koulibaly sul gradino più alto e Skriniar e Chiellini si vanno a contendere seconda e terza piazza, con forse Skriniar che, visto il prezzo, è un pelino avanti anche a Chiellini, che tra l'altro lo salutiamo, sicuramente guarderà questa review, buon ritiro oppure buon campionato americano. Chiudiamo invece con Lautaro, il Toro Martinez, che innanzitutto, vi ricordo, è gratuito, quindi ve lo sbloccate facendo due obiettivi, si tratta di perdere un po' di tempo, e sapete che quando parliamo di carte obiettivo, per me vanno sempre sbloccate a prescindere, perché seppure fanno schifo, vi siete fatti materiale per le sfide a gratis. 8 partite, 5 gol e 6 assist, e vi devo dire che, allora, per quanto riguarda la velocità, non è che ci siamo tantissimo, perché sarà anche colpa del suo body type, però speed boost rivedibile, in campo aperto alle volte si fa recuperare da difensori avversari. Quello che è il fiore all'occhiello di Lautaro Martinez è la sua finalizzazione, perché davanti la porta, veramente destro-sinistro, sembra quasi abbia 5 di piede debole, si muove da Dio. Anche con i tiri a giro, nonostante non abbia il traits, se la cava bene. Avete visto la partita dove me l'ha risolta con quel tiro proprio inventato, nonostante l'85 di tiro dalla distanza. Passaggi così e così, ma non è che ci interessano tanto, ci interessa il corto per scambiare col suo compagno di reparto, che è buono, il 90. Sull'agilità, stesso discorso dello speed boost, penalizzato un po' dal body type, quindi purtroppo, e vi sottolineo purtroppo, non è che si muova proprio benissimo, diciamo che i problemi li limitate un po' quando fate la finta di tiro cancellata, perché quella vi dà una grossa mano nel muovere i giocatori, però di sola levetta sto Lautaro non è che è proprio un top player, penalizzato anche dal 91 di forza, però tutto sommato, con uno stile intesa ovviamente consigliato motore per cercare di smuoverlo un po', ripeto, considerando che è gratuito, può essere un buon giocatore, sicuramente al di sopra dei vari Vlahovic, Immobile, che sono usciti, che sono dei pezzi di tronchi, che costano anche l'ira di Dio, non so se sono calati nel momento in cui vedrete questo video, però quelli proprio non hanno senso. Invece sto Lautaro, secondo me, se ve lo fate, qualcuno di voi potrà pure avere un feedback positivo e piacergli sto giocatore. Anche per questo video è tutto, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e quali di questi giocatori avete provato o vorreste provare. In descrizione trovate tutti i link di riferimento alla piattaforma Viola, dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto da Liberoschi. Ciao.